Ciao ragazzi, come state? Allora, fa caldissimo. Scusate, non ce la faccio a non dirlo. Sono stata molto vicina al pensare di fare il video tipo in costume da bagno con le pinne, il fucile e gli occhiali. Però solo perché vi amo profondamente, ho acceso anche la luce e quindi credo che colerò liquefatta entro breve. Motivo in più per andare veloce e non perdersi in chiacchiere, sono un po' lontana stavolta. Boh, fatemi sapere se va bene lo stesso. Or dunque, allora, oggi parliamo, finalmente mi verrebbe da dire, di una lettura, di una nuova lettura condivisa che ho fatto con Deborah del canale Deborah Libardi, che vi lascio qui e che presumibilmente mi ha odiato questa volta, ancora di più, credo, della volta scorsa, perché ci ho messo molto più di lei a leggere il libro. Purtroppo io devo imparare a dirlo prima, secondo me, perché tanto ormai l'esperienza l'ho fatta, lo so che ci metto i secoli, le ere geologiche, rispetto alle persone normali, però mi scordo sempre di avvisarle, le persone normali con cui leggo i libri, e siccome mi piace tantissimo fare le letture condivise, ma poi finisco sempre per trascinare le persone, sto divagando. Allora, abbiamo letto insieme un thriller, quindi un libro che appartiene a uno dei miei generi preferiti e che sono stata molto felice di leggere perché ce l'avevo lì, comprato all'usato qualche tempo fa, e mi incuriosiva moltissimo perché si tratta di un nuovo, nuovo ormai, virgola, perché adesso è già credo alla terza pubblicazione, autore di thriller psicologici italiano che si chiama Luca D'Andrea. Il libro ve lo faccio comparire perché l'ho prestato al mio capo da leggere e si chiama La sostanza del male. Ora, qualcuno di voi sicuramente saprà che io non amo particolarmente leggere le trame in maniera approfondita perché ho sempre il terrore di qualche spoiler piazzato così tra lusco e il brusco e quindi leggo poco le trame. Sento magari le opinioni in giro piuttosto, sento ovviamente che genere appartiene, così due o tre cose va bene e poi se il parere diciamo che è caldo, allora mi incuriosisce e lo recupero. Ce l'avevo lì da un po', appunto. Per fortuna ce l'aveva anche Deborah. E quindi abbiamo deciso di leggerlo. Questo è un libro molto particolare. Partiamo dal presupposto che i thriller editi in Einaudi sono sempre particolari. Sono sempre, come si dice sui generis al plurale? Si dice? Chi lo sa? Qualcuno mi illumini, per favore. Comunque, sono sempre molto caratteristici. Hanno, io credo, il punto a favore dell'atmosfera. Più che, adesso dipende dal libro chiaramente, però più che pubblicare, scusate, dei thriller al cardiopalma, Einaudi sceglie sempre dei libri con delle atmosfere molto tetre, molto inquietanti e il cui protagonista è più l'atmosfera appunto che i personaggi. Non so se riesco a spiegarmi, se vi è mai capitato di leggerne qualcuno. In questo caso, proprio questo particolare è stato assolutamente presente e il libro. Vi dico che mi è piaciuto, perché mi è piaciuto. Sono ancora un po' sballottata, cioè l'ho finito di leggere, fate conto, non so quando uscirà il video, però più o meno 3-4 giorni prima, no? 3-4 giorni fa. E quindi sono ancora un po' qua che cerco di capire perché sento che c'è qualcosa che non mi ha fatto impazzire, ma non riesco bene a definire cosa. È stata una delle letture in cui mi sono tuffata più al buio, di sempre, quindi probabilmente avevo qualche aspettativa differente, ma non so bene dirvi quale. Vi racconto di cosa parla il libro, meno male che ho detto che non parlavo tanto. Allora, il libro è ambientato in montagna e già questa è una cosa che ci accomuna a me e a Deborah quando leggiamo libri insieme, spesso sono ambientati in montagna e ci piacciono molto e per di più è ambientato nelle zone, cioè in una zona vicino dove sta lei, quindi è stata molto caratteristica la lettura e parla di quest'uomo che fa un uomo di mezza età, che fa il documentarista nella vita e che si trova a trasferirsi con la moglie e la figlia piccola di 5 anni nel paesino natale della moglie, dove abita anche il padre della moglie, quindi suocero. Lui, come si dice, conduce una vita abbastanza movimentata perché facendo il documentarista di certo, cioè non fa il documentarista delle formiche, ecco per intenderci, va sempre alla ricerca di qualche cosa pazzesca da raccontare. E all'inizio del libro, per cui non è uno spoiler, subirà un grave incidente in montagna. Qualcuno sicuramente saprà che la montagna è un luogo pericolosissimo, soprattutto per gli inesperti, anche per gli esperti, ma soprattutto per chi non ne sa abbastanza, no?
E quindi noi veniamo travolti insieme a lui da questo incidente. Quello che succede da lì in avanti, per tutte le 400 pagine successive, perché sono circa 450 pagine, è un grande misto di indagine, cioè c'è un'indagine che lui svolge nonostante abbia avuto questo incidente, diciamo che non se la fa bastare, no? Passatemi il termine, e si mette ad indagare su un mistero molto fitto legato ad un avvenimento che c'è stato moltissimi anni prima da quelle parti, all'interno di alcune grotte su una certa montagna. Nel frattempo mette a repentaglio non solo la sua vita o comunque sia la sua sicurezza, mette a repentaglio anche il rapporto con la sua famiglia, perché comunque la figlia ha bisogno della sua presenza e lui non c'è mai. La moglie ha bisogno che lui faccia il padre di famiglia, che non faccia lo speleologo spericolato. Vi piace? Hashtag speleologo spericolato. Non riuscirò mai più a dirlo. E, insomma, che si occupi della sua famiglia, che non faccia gli affaracci suoi, no? Per cui queste due cose vanno abbastanza di pari passo e penso che sia una delle caratteristiche che più porta il libro ad essere, come vi dicevo prima, no? Molto fatto di atmosfera. In più, un'ambientazione come questa, ovviamente, molto sensoriale, e quindi la lettura è molto sensoriale. Lessico ricchissimo oggi. Allora, lo stile di scrittura. Dunque, con calma, il personaggio protagonista, quindi Salinger, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta molto una particolarità del suo carattere, ovvero la sua ironia, il suo sarcasmo e l'umorismo pungente che ha lui e che ha anche un altro personaggio all'interno, ma che si vede meno, per cui si percepisce meno. Si percepisce molto ovviamente quando loro dialogano insieme. E, in realtà i personaggi mi sono piaciuti tutti, soprattutto la bimba di 5 anni è la mia preferita in assoluto, ma nessuno aveva dei dubbi su questo. Quindi mi è piaciuta abbastanza la caratterizzazione. Non è un genere che prevede che i personaggi siano indagati così a fondo. Certo, il protagonista magari sì, tutti gli altri un pochino meno, però secondo me la cosa nel complesso funzionava. La trama, come vi ho detto, è strana. Lo stile di scrittura dell'autore forse potrebbe essere, non so se dirvi che è quello che mi ha infastidita, tra virgolette, perché comunque si legge molto bene, è assolutamente godibile e nonostante abbia 450 pagine, a meno che non abbiate problemi tipo i miei, insomma, proprio di tempo fisico per leggere e quando leggete vi cade il libro sulla faccia, è godibile la lettura, quindi non lo so, forse non sono entrata in sintonia o forse mi stavo stressando perché sapevo di metterci troppo tempo e forse mi sono stressata per quello. In ogni caso non ho nulla di, passatemelo il termine, tecnico da obiettare. Così, è stata una sorpresa, sì, mi ha lasciato curiosità, sì, in realtà sono curiosa di leggere gli altri libri. Uno, tra l'altro, suo è appena uscito, dovrebbe chiamarsi Può essere il respiro del sangue. E quello di mezzo non me lo ricordo minimamente. Lissi, Lissi, quello di mezzo si chiama Lissi. Mi è venuto così, si è accesa una lampadina. Quindi di materiale suo da leggere ce n'è. Io quando c'è un autore italiano di cui si chiacchiera lo recupero sempre perché mi piace, no? Leggere autori miei compatrioti. E lui è sicuramente molto capace. Questo senza dubbio, non che io sia il genio della scrittura, però vi garantisco che è molto capace. Forse essendo il primo, non so se sia cronologicamente il primo libro che ha scritto o soltanto il primo che ha pubblicato, dovrei informarmi su questa cosa sempre perché sono professionale e non lo faccio prima di girare i video, però magari se vi interessa ve lo faccio sapere o ve lo metto nell'info box questo particolare. Comunque mi piacerebbe dargli un'altra occasione per capire se il giudizio mio è del tutto positivo o se ha anche qualche nota negativa. Proverò con Lissi o leggerò la trama dell'altro, non lo so, adesso vedo. Intanto, io vorrei sapere da voi se avete mai letto qualcosa di Luca D'Andrea, se si è capito una cipicchia di tutto questo spiegone che ho fatto o se è il caso che io mi dia all'ippica. Se vi incuriosisce questa storia, se vi incuriosiscono gli autori italiani e anche tutto il resto di quello che vi va di farmi sapere. Io spero di essere stata celere, spero di rivedervi presto, di sentirvi qua sotto nei commenti perché mi piace chiacchierare. Vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, ma tutto questo sudore non fa anche dimagrire un po' perché eventualmente potrebbe tornare utile. Ciao ragazzi, grazie.